Un altro aspetto su cui riteniamo importante soffermarci è quello del sorriso, perché anch'esso, come la vista, si evolve con il passare dei mesi, per cui nei primi mesi di vita possiamo vedere nel bambino un sorriso che è chiamato di tipo endogeno e anche un sorriso di tipo riflessivo. Il primo fa riferimento ad un sorriso che è causato da uno stato generale di benessere e di piacere del bambino, per cui il bambino lo mette in atto in modo involontario quando sente un grande piacere, per cui magari dopo una poppata oppure mentre sta facendo un sonnellino. Il secondo sorriso invece, che è il sorriso di tipo riflessivo, è un sorriso che il bambino fa in risposta a stimoli di una certa intensità, quindi che sono molto molto forti, e anche questo tipo di sorriso è un sorriso che non è ancora comunicativo, poiché il sorriso di tipo comunicativo noi lo inizieremo a vedere intorno ai 2 o i 3 mesi di vita del bambino, quando comparirà il cosiddetto sorriso sociale, che è un sorriso che il bambino mette in atto in risposta a ciò che gli piace. Il sorriso andrà ad evolversi, per cui intorno ai 9 mesi diventerà di tipo selettivo e quindi indirizzato ai volti familiari, principalmente quello della madre. È in questo periodo in cui si possono vedere le prime crisi del bambino, no? Delle crisi di pianto quando incontra delle persone che non sono i suoi più stretti familiari, proprio perché lui inizia a riconoscere il fatto che i volti sono diversi e che quindi il volto non è più quello della sua mamma o del suo papà, e mette in atto il sorriso selettivo solamente con le persone a lui più vicine, che vede più frequentemente. Un'altra specializzazione del sorriso ce l'abbiamo poi verso il compimento del primo anno di vita, in cui il piccolo inizierà a sorridere invece anche agli estranei.